saluto l'amico Magdi Allam e lo ringrazio di essere venuto qui questa sera, e voglio anche ringraziare però voi, perché quelli che oggi hanno sfidato il tempo per arrivare qui, nonostante i portici, ma voglio dire, siete veramente degli eroi, questo lo dico veramente. Quindi l'applauso proprio per voi per essere venuti qui questa sera, perché mi rendo conto che non era proprio il tempo ideale. La battutaccia l'ho già fatta prima, quindi evito di ripeterla. E per quanto invece mi riguarda, ma perché ho piacere oggi di avere qui Magdi, perché con lui abbiamo condiviso l'esperienza al Parlamento Europeo, ci siamo sempre confrontati su un sacco di temi, l'abbiamo sempre pensata in maniera parallela, uguale, insomma ognuno usi l'aggettivo che vuole. E soprattutto lo seguo molto nelle sue dirette Facebook, nei suoi commenti, nelle cose, perché io ogni volta che l'ascolto imparo qualcosa, quindi devo dire mi serve anche per accrescere, perché comunque, io ripeto, se tutti i giorni ci si confronta con qualcuno che ne sa un po' più di te, insomma non è un giorno perso, ecco, perché i giorni persi sono quelli in cui non si impara qualcosa o non si è utili per nessuno. Io ringrazio quindi Magdi di essere qui oggi, e il tema è un tema che insomma può dare adito a molti tipi di discussioni, quindi vedremo nel corso della nostra chiacchierata quale sarà il binario che prenderemo. Questo è il secondo incontro di questo ciclo dell'Officina delle Idee. Un mese fa avevamo qui Alessandro Meluzzi. Posso anticipare che probabilmente alla fine di questo mese parleremo di Brexit e di qualcos'altro, quindi non vi dico niente, perché insomma faremo qualche riunione operativa, ma cerchiamo di essere sul pezzo, un po' con il folklore, un po' con l'attualità, un po' con il giornalismo. Insomma, l'Officina delle Idee ha questo scopo, quello appunto di far riflettere e di pensare. Oggi il titolo della serata, quando ce lo siamo scambiato via messaggio, ho detto sembra un po' forte, del tipo ma l'integrazione, quindi parliamo dell'integrazione di coloro che appartengono ad una religione diversa dalla nostra o che appartengono ad una cultura diversa dalla nostra, è la soluzione per quanto riguarda il nostro vivere civile, o invece potrebbe essere l'origine del problema? Ma vi spiego perché mi è venuta da fare questa osservazione, perché, e su questo passo la parola a Magdi Allam, ma su questa semplice osservazione, vedete, penso che tutti noi siamo rimasti colpiti dagli attentati che hanno devastato l'Europa negli ultimi 2 anni, penso a quello di Bruxelles, a quelli della Francia, a Nizza, a Parigi, insomma tutti gli attentati che hanno colpito la civiltà europea, occidentale, cristiana in questi ultimi 2-3 anni. Tutti gli attentatori erano persone perfettamente integrate nella società nella quale hanno poi svolto il loro meschino lavoro di kamikaze, di attentatore, di assassino e quant'altro. Cioè non parliamo di persone che sono state prese in qualche centro di accoglienza, quindi uno potrebbe dire sono il risultato del disagio nel quale erano costretti a vivere. No, erano immigrati magari di seconda generazione, di terza generazione, che avevano un lavoro, che avevano spesso una famiglia, che avevano una patente, ahimè, che gli ha permesso anche di guidare un tir, una macchina, un furgone e di organizzare quello che abbiamo visto. Cioè, quindi non parliamo di persone che vivono in una sacca di disagio o ai margini della società, parliamo di persone perfettamente integrate. Ma ripeto, anche i tempi, e ormai sono passati più di 10 anni dell'attentato delle Torri Gemelle, gli attentatori hanno partecipato ai corsi di pilotaggio che gli hanno permesso poi di fare quello che è capitato. Quindi l'osservazione che io così ho posto è: ma se tutti questi attentatori sono perfettamente integrati, siamo sicuri che chi predica l'integrazione sia sulla strada giusta? Io non discuto la buona fede di chi dice bisogna integrarli, però il risultato, almeno per quanto riguarda i temi del terrorismo, mi fa pensare che l'integrazione sicuramente nel loro caso non ha rappresentato una soluzione.
Dopodiché il dibattito, e qui passo appunto la parola a Magdiana, ma forse è sul tema che cosa si intende per integrazione, perché comunque qualche soluzione la si deve adottare, ma sicuramente, ripeto, quando mi si dice no, ma questo è il risultato di chi è razzista, xenofobo, insomma gli aggettivi, sappiamo quali sono quelli che vengono utilizzati, ecco, io non penso che questo sia il risultato dell'emarginazione al quale erano costretti questi attentatori, ma è il risultato probabilmente di una cultura galoppante che sotto certi aspetti rappresenta un pericolo. Peraltro, l'attentato di Bruxelles, c'è chi l'ha vissuto quasi in prima persona, perché non vedo Graziano, ma insomma Graziano era proprio alla fermata della metro quel giorno, io dovevo atterrare con l'aereo all'aeroporto, mi hanno dirottato sull'altro aeroporto, insomma ci siamo poi ritrovati la sera, quindi l'attentato di Bruxelles, credetemi, Graziano e io di conseguenza l'abbiamo vissuto, ma non per quello che è capitato che possiamo aver vissuto direttamente, io no perché ero sull'aereo, ma lui sì perché era dove hanno sparato, ma soprattutto perché vedere distrutto i luoghi che sei solito frequentare, quindi la passeggiata che fai quando esci dal gate per raggiungere la fermata degli autobus, cioè tutto quello che è i tuoi luoghi familiari che hai vissuto, vederli oggetto di un attentato e commette una ti fa capire insomma che il pericolo è sempre presente. Quindi su quella base di questa lunga osservazione passerei appunto la parola a Magdi per poi riprenderla dopo, insomma cercheremo di alternarci, ma proprio su questo tema, siamo sicuri che appunto l'integrazione sia l'unica ed effettiva soluzione? A te la parola, Magdi. Grazie. Grazie di cuore all'amico Fabrizio Bertot che mi ha nuovamente invitato a Rivarolo Canavese, mi avevi invitato quando eri sindaco e oggi quando sento parlare di te, chiunque incontro mi parlano di te come il sindaco, sei rimasto il sindaco della città e questo significa che sei rimasto nei cuori delle persone. Abbiamo avuto modo, l'hai detto, di frequentarci e di reciprocamente apprezzarci da europarlamentari. Rispondo volentieri alla domanda che dà il titolo a questo nostro incontro, dopo aver ringraziato tutti quanti voi, ci sono tanti amici presenti. Ringrazio Maurizio Marrone per essere qui presente, venendo da Torino hai sfidato veramente il maltempo. Dove stai Maurizio? Ciao Maurizio. Ringrazio le forze dell'ordine che sono qui presenti per tutelare la nostra sicurezza. Quando arrivai in Italia, perché sono stato un immigrato anch'io, era il 1972 e avevo 20 anni all'epoca. E ci sono arrivato con un bagaglio che ha consentito, un bagaglio culturale e valoriale che ha favorito l'integrazione. Conoscevo adeguatamente la lingua italiana, avevo un diploma di maturità scientifica italiana conseguito all'Istituto Salesiano Don Bosco al Cairo, la mia città natale, e apprezzavo la cultura italiana, condividevo i valori della civiltà italiana, amavo l'Italia come nazione ed ero sinceramente intenzionato a impegnarmi per il bene dell'Italia e degli italiani. Questo bagaglio culturale, valoriale e identitario ha sicuramente agevolato, favorito la mia costruttiva integrazione in seno alla società e alla civiltà italiana. Venivo da un Egitto, da un Medio Oriente, che per decenni
aveva risentito della cultura e della civiltà europea, era impregnato di una cultura laica, da quando nel 1924 il generale Kemal Atatürk, sulle ceneri dell'ultimo califfato islamico turco ottomano, fondò la Repubblica della Turchia su delle basi di assoluta laicità e dove le donne erano emancipate, potevano accedere a qualsiasi carica, non portavano il velo e il costume, i costumi dell'epoca si ispiravano direttamente a quelli dell'Europa. Quindi i primi immigrati mediorientali che arrivarono in Europa negli anni 50, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, parliamo principalmente della Francia, della Gran Bretagna, del Belgio, provenendo da un Medio Oriente che era sostanzialmente laico, in un'Europa dove non c'erano moschee, ma c'era soltanto la necessità di rimboccarsi le maniche e di lavorare sodo, questa prima generazione di immigrati si è integrata facilmente, perché avevano come unico obiettivo il lavoro, migliorare le proprie condizioni di vita. Il problema, correttamente Fabrizio l'ha individuato, nella seconda, terza, quarta generazione di immigrati giovani che sono nati in Europa, che sono cresciuti in Europa, che parlano le lingue europee, ma che pur apprezzando e amando la dimensione materiale della modernità europea, i cellulari, i jeans, le scarpe di marca, non condividono la dimensione spirituale della nostra modernità, perché non si sentono attratti, e questo accade principalmente, fondamentalmente, perché siamo una civiltà decadente, una civiltà dove noi abbiamo persino perso la certezza, oltre che l'orgoglio di chi siamo sul piano delle nostre radici, della nostra fede, della nostra identità, dei nostri valori e delle nostre regole. E questo ovviamente vale non solo per i giovani di fede musulmana o comunque stranieri, ma vale anche per i giovani autoctoni che oggi, quando si guardano attorno, non hanno più punti di riferimento che corrispondano a delle certezze. La decadenza della civiltà europea fa sì che, qui stiamo parlando di integrazione, quindi parliamo di giovani stranieri, e Fabrizio aveva sottolineato l'ambito specifico dei musulmani, del terrorismo islamico. Ebbene, questi giovani non riescono a individuare nella nostra civiltà un riferimento che li affascina, in cui potersi identificare, in cui riconoscere ciò che dà un senso compiuto alla loro esistenza. E la decadenza della nostra civiltà si sostanzia innanzitutto del tracollo demografico. Bruxelles, la capitale dell'Unione Europea, perché ospita le sedi delle tre istituzioni dell'Unione Europea, Fabrizio e io abbiamo fatto parte del Parlamento Europeo, Bruxelles su circa 1 milione di abitanti il 24% sono musulmani. Ma quando si va a considerare la fascia di età al di sotto dei 30 anni, a Bruxelles i musulmani sono il 40% della popolazione. Quindi in prospettiva Bruxelles diventerà sempre di più la capitale islamica dell'Europa. Questa è la verità. Ed è un tema su cui io immagino, Fabrizio, che avremo modo di tornarci sopra. Sì.
Ecco, la percentuale giovanile effettivamente è un tema, perché molte volte noi ragioniamo sempre su numeri ampi e poi dice no, ma sono tot percentuale, quindi ecco, il problema è che appunto, e questo è un aspetto secondo me non, da non sottovalutare, è la componente giovanile, anche perché penso che non sia una sorpresa per nessuno la prolificazione di coloro che arrivano, ma non che arrivano, che comunque appartengono ad una certa cultura, pare essere decisamente superiore alla nostra. Allora, se nelle fasce d'età dove c'è la maggiore fertilità si sviluppano, il problema è che più che Belgio rischiamo di parlare di Belgistan prima o poi, perché e parliamo di quella che poi di fatto è in questo momento la capitale dell'Unione Europea. Quindi, e voglio ritornare un attimino al tema, noi abbiamo il problema del terrorismo, abbiamo il problema che appunto essendo di natura a questo punto ideologica, e a questo punto mi domando, ed è questo diciamo il percorso che forse merita di essere approfondito, noi abbiamo una carenza evidentemente non tanto in termini di sicurezza, di controllo, però noi abbiamo delle forze dell'ordine e condivido il ringraziamento che mi ha fatto alle forze dell'ordine che stanno seguendo Magdi da anni, lo dicevamo prima, cioè ormai 15 anni che quest'uomo viaggia sotto scorta con lo stress di essere continuamente tutelato, protetto, controllato da angeli custodi, devo dire, però che suo malgrado sono costretti a seguirlo perché appunto vive sotto la minaccia delle rappresaglie di tipo terroristico islamiche. Però devo dire, non temo per la nostra sicurezza perché abbiamo qualche falla nel nostro sistema di controllo, quello no, io sono abbastanza fiducioso che comunque in Italia, ma come anche nel resto d'Europa, l'attentato può sempre capitare, ma abbiamo un sistema di sicurezza secondo me discretamente valido e che può essere sicuramente migliorato, ma non è quello che mi preoccupa. Quello che mi preoccupa è la mancanza di barriere ideologiche, cioè noi ad una cultura diciamo crescente di natura diciamo islamica, ma adesso non saprei come definirla perché sicuramente non ho la cultura di Magdi sull'argomento, siamo in grado di contrapporre una cultura europea, orgogliosamente europea, orgogliosamente occidentale, che non significa dire che l'altro vale di meno, ma assolutamente, però se noi riuscissimo a radicalizzare la nostra comune appartenenza e il nostro comune, diciamo la nostra comune condivisione di valori europei, non potremo da questo punto di vista meglio affrontare, perché se giustamente Magdi mi dice noi il giovane musulmano apprezza i jeans, apprezza il telefonino, apprezza il fatto di poter andare in discoteca e diciamo socializzare, però trova nella moschea una comunità valoriale che probabilmente gli crea, ma voglio dirlo in termini assolutamente diciamo privi, dico, gli crea una sorta di alone, di protezione, di sicurezza, di familiarità che probabilmente invece la nostra società non gli propone. Non la propone lui come probabilmente non la propone nemmeno i nostri figli. Allora forse interrogarci su questo, ma visto che abbiamo una macchina che io critico moltissimo, che è questa macchina dell'Unione Europea, ma se noi invece utilizzassimo questa macchina, anziché distruggere i comuni valori di appartenenza, la utilizzassimo per radicalizzare, rafforzare, diciamo diffondere i comuni valori di appartenenza, non potremmo da questo punto di vista invece essere più competitivi sul piano ideologico e forse anche radicalizzare un pochettino i nostri giovani verso i nostri valori, non perché si mettano in competizione ma perché, nei confronti dell'altra cultura, ma perché si mettano a disposizione di un'integrazione che sia di tipo culturale, che sia di tipo valoriale, anziché soltanto di tipo sociale.
Ma l'Europa non solo non aiuta, ma l'Europa è la causa di ciò che noi oggi stiamo attraversando. Vi ricordate nel 2005 si discuteva della Costituzione europea e il responsabile del gruppo di esperti che gestì la elaborazione della Costituzione europea era il francese Valéry Giscard d'Estaing. All'epoca il Papa era Giovanni Paolo II e sollecitò ripetutamente, pubblicamente, il riferimento nel preambolo della Costituzione alle radici ebraico-cristiane. E Valéry Giscard d'Estaing si oppose al punto che quando Giovanni Paolo II gli mandò un suo ambasciatore con una lettera dove chiariva le sue posizioni, la sua richiesta, Valéry Giscard d'Estaing rifiutò di incontrarlo. Questa è un'Europa che non è laica, ma è laicista. È un'Europa che nega la presenza della sfera cristiana specificatamente nella dimensione pubblica. Eppure il cristianesimo è l'unico collante che c'è tra i vari paesi, tra i 28 paesi membri dell'Unione Europea. Goethe scrisse che il cristianesimo è la lingua comune dell'Europa. Tu sai meglio di me che all'interno dell'Unione Europea ci sono 14 lingue ufficiali. È una torre di Babele, sono lingue diverse, culture diverse, storie diverse. L'unica cosa che li unisce è il cristianesimo e questo collante comune viene rifiutato, viene sconfessato. Quindi è un'Europa senza anima, è un'Europa che individua l'apice del proprio successo nella moneta, l'euro. Abbiamo visto domenica scorsa Sergio Mattarella, cattolico, che boccia un governo perché un suo ministro si teme che possa chiedere l'uscita dell'Italia dall'euro. L'euro rappresenta una linea rossa invalicabile. Non ha bocciato il governo perché non aveva un ministro della famiglia, perché difettava sul piano dei valori, no, perché avrebbe potuto mettere in discussione l'euro, la moneta. Il Dio che questa Europa idolatra è la moneta. È un'Europa dove quindi noi oggi difficilmente possiamo concepirla come maestra di vita. E l'Europa che ci ha imposto tutta una serie di provvedimenti che si sono tradotti nello scardinamento della nostra civiltà. Il matrimonio omosessuale, l'eutanasia, anche questa immigrazione senza limiti, senza alcun controllo. È un'Europa che sta eliminando il concetto stesso di Stato nazionale. E l'Italia è il paese che viene più di altri concepito come una sorta di laboratorio. Le frontiere in Italia non esistono più. Se si vuole avere la certezza di poter entrare in Italia e beneficiare di tutta una serie di privilegi gratuitamente, bisogna arrivarci sprovvisti di documenti a bordo di un gommone. Solo in questo modo
si ha la certezza che si verrà accolti e che gratuitamente si otterrà vitto, alloggio, sigarette, wifi, assistenza sanitaria gratuita, eccetera, eccetera. E succede solo in Italia, perché siamo il laboratorio privilegiato per promuovere una realtà dove sostanzialmente l'eliminazione delle frontiere, delle identità nazionali e localistiche darà vita ad una umanità omogeneizzata, omologata, all'insegna di un meticciato antropologico globale, e la prospettiva è quella di ridurci a semplici strumenti di produzione, di consumo della materialità al più basso costo possibile. Antropologicamente ci vogliono trasformare da persone depositarie di un'anima in un semplice tubo digerente, dove la massima aspirazione sarà quella, fine giornata, di mandar giù un piatto di minestra. Ecco perché io sono estremamente preoccupato nei confronti di questa Europa, che è da un lato una non realtà. L'Europa non è né uno Stato né una federazione o confederazione di stati, è un'anomalia sul piano della giurisdizione internazionale, ma è fortemente invasiva nei confronti delle politiche degli stati nazionali, così come è profondamente autoritaria. È una eurocrazia che mi vede particolarmente critico, non per ragioni astratte, ma perché noi tocchiamo con mano giorno dopo giorno che ci stiamo impoverendo sempre di più, stiamo facendo sempre meno figli, si sta scardinando il nostro sistema di sviluppo che tradizionalmente si fonda sulle micro, piccole e medie imprese che complessivamente rappresentano il 94% del sistema dello sviluppo, e stiamo perdendo quelli che sono i nostri valori, la nostra identità, la cultura dei doveri, delle regole. Tutto questo si sta perdendo e l'Europa ha una responsabilità principale in tutto questo. Quando prima parlavi della di Giscard d'Estaing, mi è venuto in mente che la mia vicina di banco, perché al Parlamento Europeo siamo divisi in ordine alfabetico per partito, il mio gruppo d'appartenenza era quello della macchina infernale del Partito Popolare, vicino a me c'era una deputata francese, Madame Berrat, Berdot Berrat, giustamente eravamo vicini, qui là c'è Berlato, e mi ricordo che nella loro voting list, quando c'era il momento di votare, su tutte le volte che si andava a votare su temi etici, ricordiamoci, noi siamo quelli che abbiamo per fortuna per pochi voti bloccato la famosa relazione Strela, di cui qualcuno avrà sentito parlare, quella dove a un certo punto si diceva che insomma nelle scuole materne bisognava addirittura permettere insomma tutta una serie di sessualità difforme di essere quasi oggetto di studio, non di studio ma voglio dire proprio di terapia, insomma era una cosa un po' non molto, che peraltro, e devo dire che è stata bocciata per pochi voti al Parlamento Europeo, e questo devo dire ma proprio tranquillamente grazie agli italiani, perché io mi ricordo di sono andato dai francesi, l'estrema destra, avevo compattato tutti, ma ancora mancava il voto, grazie, devo dire, ai socialisti italiani, perché la Patrizia Toia e altri due o tre del partito che invece a maggior ragione invece sosteneva la relazione Strela, in quanto italiani orgogliosamente, devo dire, la Patrizia Toia, con la quale ho sempre avuto un ottimo rapporto, ha imposto infatti la Strela. Gli ha tolto il saluto, no? Perché erano dello stesso partito, no, questo per dire. Però giusto che adesso ho parlato delle magagne nell'altro partito, parlo invece del mio,
c'era la Madame Barrat che regolarmente sui temi etici lei votava in maniera difforme dall'indicazione di partito, perché l'indicazione francese era dichiaratamente laicista. E io me glielo chiedevo, dico, ma pourquoi, madame, se è pas possibile? Niente, c'era verso. Cioè, la direzione francese è sempre stata quella di essere contro quelli che poi in fin di conti erano le ragioni per cui l'Europa è stata creata. Cioè, l'Europa, io continuo a dire, cioè, io mi sento europeista, lo dico sinceramente. Cioè, io molte volte vorrei manifestare l'orgoglio di appartenere ad una cultura comune che, con la quale ci si può identificare in Spagna, come in Portogallo, come in Belgio, come in Svezia. La Svezia forse no, la Svezia è l'unico stato che secondo me c'è anche una differenza culturale, però come la Grecia e quant'altro. Purtroppo invece l'Unione Europea è la negazione di questi valori comuni, proprio per il modo di agire di alcune persone, di alcuni sistemi, di alcuni meccanismi. E infatti lo ricordo veramente con grande dispiacere quei momenti in cui dico, ma porca miseria, insomma, abbiamo tutti una famiglia, deriviamo tutti da una famiglia, abbiamo tutti una mamma che vogliamo, che abbiamo sempre rispettato, che vogliamo che sia stata rispettata nel suo essere di donna, abbiamo tutti dei figli, o comunque siamo figli di qualcuno, siamo ben contenti che nessuno abbia abortito, se no non avremmo figli, o peggio ancora non saremmo nati noi. Abbiamo tutti timore quando andiamo in macchina di investire qualcuno, perché sappiamo che la vita del pedone che ci attraversa la strada anche in una giornata di pioggia vale quanto la nostra, e quindi freniamo perché avremo per sempre il rimorso di aver ucciso qualcuno, tale è il nostro rimorso per il rispetto, cioè il nostro peso, per l'importanza che diamo al valore della vita. Ecco, questi sono tutti sentimenti che vengono condivisi in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna, in Grecia. Invece l'Unione Europea sembra andare nella direzione opposta, cioè quello di negare quelli che sono i principi di appartenenza, che poi sarebbe, significa anche negare il simbolo dell'Unione Europea, che non dimentichiamo che quelle stelle su sfondo azzurro non sono le stelle che vogliono scimmiottare la bandiera degli Stati Uniti d'America, ma sono le stelle su quell'azzurro che non sono altro che la corona della Madonna, che è stata adottata appunto come simbolo quando è nata l'Unione Europea, prima ancora che si chiamasse Unione Europea, quindi dobbiamo andare indietro di qualche anno. Io vorrei però cogliere l'occasione per fare un'altra domanda a Magdi, proprio perché Magdi nel suo percorso a me ha molto colpito, raccontavo prima, quello che lui ha scritto in occasione della festa della mamma. In occasione della festa della mamma lui mi ha mandato un messaggio, abbiamo una chat comune, ma poi lui le cose le riscrive anche su Facebook, però nella chat comune gli scrive: oggi è la festa della mamma, e il pensiero va, peraltro il libro che viene presentato oggi è il libro che lui ha dedicato a sua mamma, che da perfetta musulmana è sepolta a Medina, a fianco, cioè nel cimitero a fianco della moschea dove è sepolto Maometto. Quindi voglio dire che quello che è un simbolo della cultura islamica. Io voglio porre questa domanda a Magdi, ma io ho avuto modo di girare paesi arabi, penso aver, insomma, anche un po' così in maniera un po' maniera, diciamo, non dico esibizionista, ma comunque di averlo anche abbastanza pubblicizzato, visto che appunto sono stato uno dei pochi politici europei che ha avuto modo di parlare per 3 ore con Assad. Quindi sono stato in Siria, sono stato in Libano, e pochi mesi dopo sono stato anche in Israele, e con lo stesso passaporto, questo lo dico. Ma quindi a significare il fatto che comunque evidentemente buona relazione ovunque, ma lo dico questo perché la mia domanda, io ho conosciuto tanti musulmani in Libano, a Beirut ho fatto anche una foto, ce l'ho sul telefonino, sulla stessa piazza c'è una chiesa cristiana e una moschea, c'è un minareto e un campanile nella stessa piazza. Può esistere questo famoso Islam moderato? Cioè, l'approccio, io non voglio dire, siamo tutti moderati, no? Un po'
Vabbè, voglio dire, il moderato italiano ha tutta ragione di essere il moderato incazzato, ma al di là di quello, e guardo Maurizio perché lui sa a chi penso quando dico questa, quando parlo del moderato incazzato, ma al di là del moderato incazzato, parliamo dell'Islam. Raccontaci qualcosa dell'Islam e se secondo te ci può essere una sorta di compatibilità qui, in Italia, in Europa, nel, insomma, nel nostro mondo, nella nostra civiltà, tra noi e l'Islam, perché tante volte mi è capitato, ma lo dico sinceramente, di conoscere persone islamiche con la quale non avrei alcuna difficoltà a condividere il pranzo, la cena e probabilmente anche un percorso di approfondimento culturale insieme. Quindi parlaci un po' dell'Islam e del questo così, se è una chimera, può esistere, può non esistere, fa finta di esistere, non c'è, dell'Islam moderato. Allora, parto dalla dedica a questo mio ultimo libro dal titolo Il Corano senza veli, che è una guida per conoscere correttamente i contenuti del testo sacro dell'Islam, ed è una dedica a mia madre che si chiamava Safeia, Sofia, ed è il nome che ho dato alla mia prima figlia che oggi ha 38 anni ed è la mamma dei miei tre nipotini. Mia madre era nata orfana, è stata è cresciuta in povertà, non ebbe la possibilità di studiare e rimase analfabeta per buona parte della sua vita. Era una credente, praticante, fervente, e a un certo momento lei si impose di imparare a leggere e a scrivere perché riteneva che la sua spiritualità fosse lacunosa, manchevole, senza la lettura del Corano. Perché mentre il cristianesimo è la religione del Dio che si fa uomo e che si incarna in Gesù, l'Islam è la religione del Dio che si fa testo e che si incarta nel Corano. Per i musulmani il Corano è ciò che Gesù Cristo è per i cristiani. Concepiscono il Corano come opera increata al pari di Allah, della stessa sostanza di Allah. Mia madre teneva una copia del Corano avvolta in una stoffa pregiata di seta e nella parte più alta della stanza da letto, e apriva questa stoffa, baciava il Corano, leggeva una o due pagine, poi lo riponeva e lo adagiava su questa parte più alta, facendo attenzione che nessuno ci mettesse sopra qualche altra cosa. Di fatto aveva creato una sorta di tabernacolo e di fatto il Corano rappresentava l'equivalente dell'ostia consacrata, perché da 1400 anni la maggioranza dei musulmani è convinta che il Corano è Allah stesso che si invera, che si sostanzia in questo testo, e dove pertanto tutto ciò che Allah vi prescrive deve essere ottemperato letteralmente e integralmente. Il Corano può essere spiegato ma non interpretato, sono due concetti diversi. Spiegare significa illustrare il significato letterale di un concetto, interpretare significa che gli si può attribuire anche un significato allegorico. Quando il Medio Oriente è stato una realtà prevalentemente laica, e io ho avuto la fortuna di essere nato e di aver vissuto i miei primi 20 anni in un Egitto laico, dove la laicità si sostanzia nell'anteporre la ragione e il cuore ad Allah e a Maometto. Non c'erano islamici in Egitto che
irrompevano sulla scena pubblica con il Corano in mano dicendo: Allah prescrive questo e dovete tutti quanti conformarvi a ciò che Allah prescrive. Nasser aveva messo fuori legge i Fratelli Musulmani, movimento radicale islamico che nasce in Egitto nel 1928 e che al pari dell'ISIS, al pari di Al-Qaeda, mira a islamizzare l'insieme dell'umanità. Ideologicamente in Italia l'UCOI, Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche, fa riferimento ai Fratelli Musulmani, si ispira ai Fratelli Musulmani e promuove una strategia di islamizzazione con la stessa modalità, cioè controllando il territorio attraverso la proliferazione delle moschee, delle scuole coraniche, attraverso una legittimazione non solo religiosa ma anche politica, mediatica, e attraverso l'acquisizione di risorse, soldi, che servono a cooptare nuovi adepti all'interno dell'Islam. Io sono stato per 56 anni il musulmano che in Italia più di altri si è prodigato affinché in Italia potesse esserci un Islam moderato. Io ho creduto nella possibilità di un Islam compatibile con le nostre leggi, compatibile con i valori che sostanziano la nostra civiltà, ed è su questo punto che io mi sono differenziato da Oriana Fallaci, che ho avuto il privilegio di esserci stato amico. Ci siamo intensamente frequentati nel 2003 e nel 2004, quindi poco prima della sua morte, che avvenne il 15 settembre del 2006. Fu Oriana a cercarmi quando ero ancora alla Repubblica negli ultimi mesi del 2003, poi dal 1 settembre del 2003 passai al Corriere della Sera, dove per 5 anni sono stato vice direttore. Bene, condividevamo Oriana ed io la condanna del terrorismo islamico, di coloro che scozzano, decapitano, massacrano, si fanno esplodere, la condanna del radicalismo islamico, quelli che attraverso la predicazione dell'odio, della violenza e della morte praticano un lavaggio di cervello che trasforma le persone in robot della morte. Ma a differenza di Oriana, io continuavo ad assolvere l'Islam, condannavo i terroristi islamici, condannavo gli estremisti islamici, ma sostenevo che l'Islam non c'entra, perché per me rappresentava il riferimento identitario. Ero laico, quindi non ero praticante sul piano del culto, ma mi identificavo sul piano identitario nell'Islam. La realtà l'ho compresa soltanto dopo essere stato reiteratamente minacciato e condannato a morte da parte di altri islamici, che mi dissero che le mie posizioni, quello che io scrivevo, quello che io dicevo, quello che io facevo, ad esempio il 2 settembre del 2004 da vice direttore del Corriere della Sera, pubblicai sul Corriere della Sera un manifesto contro il terrorismo e per la vita, in cui eravamo l'indomani dell'11 settembre del 2001, in cui condannavo il terrorismo in modo inequivocabile, ma assolvevo l'Islam e chiedevo allo Stato italiano di riconoscere i musulmani moderati come interlocutori per la stipula dell'intesa. Pochi sanno, se ne parla quasi mai, il fatto che ad oggi l'Islam in Italia non è una religione riconosciuta dallo Stato italiano. Il riconoscimento delle religioni in Italia viene ottemperando all'articolo 8 della nostra Costituzione, che dice che le religioni beneficiano di pari libertà a 2 condizioni. La prima è che abbiano stipulato un'intesa, l'Islam non ha stipulato nessuna intesa. La seconda è una condizione ancora più ardua da ottemperare, dice che l'ordinamento giuridico della religione non deve essere in contrasto con le leggi dello Stato. E l'ordinamento giuridico dell'Islam, che si chiama Sharia, è totalmente in contrasto con le leggi dello Stato. Se noi fossimo
uno Stato di diritto che si rispetti, in Italia non dovrebbe esserci neppure una sola moschea, perché le moschee sono una prerogativa che si accorda ad una religione riconosciuta. L'Islam non è una religione riconosciuta. La proliferazione delle moschee in Italia è un segno tangibile della nostra fragilità, della nostra sostanziale sottomissione all'Islam, che pur non essendo una religione riconosciuta, di fatto noi ci comportiamo come se lo fosse. Ebbene, ci sono state in passato delle realtà descritte da Fabrizio, cioè una piazza in cui c'è la moschea e la chiesa o anche la sinagoga, che convivono in modo armonioso, perché la realtà prevalente era la laicità dello Stato e delle istituzioni. Oggi questa convivenza è semplicemente impensabile. Prima di frequentare l'Istituto Salesiano al Cairo, dove poi mi sono diplomato, per 6 anni, 2 anni di asilo e 4 anni di elementari, sono stato ad una scuola delle suore combognane, sempre al Cairo. E la recinzione della scuola era una recinzione bassa in ferro battuto al giorno, dove noi bambini dall'interno del cortile della scuola potevamo vedere, dialogare con i passanti sul marciapiede. C'era una comunicazione aperta tra questa realtà italiana e cattolica e il mondo esterno, che era egiziano, prevalentemente musulmano. Quando nel 2000, da giornalista della Repubblica, tornai casualmente nella stessa strada, scoprii che al posto di questa recinzione bassa oggi c'è una muraglia in cemento armato, alta. Sono le muraglie che vengono costruite per proteggersi da un nemico esterno, perché è cambiato l'Egitto, è cambiato il Medio Oriente, da dove in precedenza, a partire dagli anni 20, 30, fino agli anni 70, c'era rispetto tra persone appartenenti a fedi diverse. Io non ricordo mai che con altri bambini di fede cristiana, di fede ebraica, ci si declinasse sulla base della nostra religione, perché era una realtà che non aveva significato nel rapporto tra le persone. Oggi è diventato tutto terribilmente più difficile. I cristiani sono sempre più discriminati, sono sempre più perseguitati e sono sempre più oggetto anche di attentati, di massacri, di stragi in Medio Oriente. Pensate che nel VII secolo i cristiani rappresentavano il 98% della popolazione della sponda meridionale e orientale del Mediterraneo. Tutto il Mediterraneo era cristiano. Oggi i cristiani sono al di sotto del 5% della popolazione complessiva del Medio Oriente, della sponda meridionale e orientale del Mediterraneo. E questo è accaduto perché laddove l'Islam si impone, laddove l'Islam diventa maggioranza, l'Islam non accetta la presenza di altre religioni, perché si concepisce come l'unica vera religione. Anche dalla lettura del Corano potrete verificare che l'Islam concepisce se stesso come la religione naturale dell'uomo. Forse voi non lo sapete, ma siete nati tutti musulmani. Poi purtroppo, essendo nati in questo territorio, siete cresciuti da cristiani. Ma quando Allah vi illuminerà dentro e scoprirete la verità dell'Islam, loro non diranno che vi siete convertiti all'Islam, diranno che siete tornati all'Islam, perché l'Islam è la religione naturale
dell'uomo. Ecco perché è spalliata la litania che viene diffusa anche all'interno della Chiesa delle tre grandi religioni monoteiste rivelate, abramitiche, celesti del libro, che mettendo acriticamente sullo stesso piano ebraismo, cristianesimo e islam, legittima l'islam a prescindere dai suoi contenuti, a prescindere da ciò che Allah prescrive nel Corano e soprattutto da ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Maometto è il vero buco nero nella realtà dell'Islam. Si parla poco di Maometto, vi assicuro che la maggioranza dei musulmani non conosce, me compreso quando ero musulmano, non conosce adeguatamente l'Islam perché non ha letto nella sua integralità e correttamente il Corano, ma soprattutto perché sa poco o nulla di Maometto, che non è stato un sant'uomo, non ha nulla in comune con Gesù Cristo, è stato un guerriero che ha combattuto, che ha ucciso e che ha personalmente scozzato e decapitato i suoi nemici. Sono fatti storici confutabili, attestati dalle fonti ufficiali islamiche, ma sono fatti che non troverete in nessun testo di storia nelle scuole italiane, dove viene propinata una versione edulcorata dell'Islam, perché la direttiva è quella di legittimare l'Islam a prescindere dai suoi contenuti, e anche questa è una realtà che sottolinea in modo chiaro, netto, la nostra sottomissione all'Islam. Ho fatto questa domanda a Namandi perché appunto cerco adesso di chiedergli se ho capito bene. Ma allora a questo punto, cioè, la convivenza, volevo dire, comunque viviamo noi, vivono loro, in un territorio comune può esserci soltanto di fronte, se ho ben capito, ad una forte laicità dello Stato nel quale si vive. Quindi, se noi vogliamo, io sono sempre per la realpolitik, no? Nel senso che dico, faccio sempre i conti con la situazione attuale, no? Già nei tempi c'è qualcuno che ha fatto l'assessore con me, cioè, cerchiamo di fare quello che si può, no? Voglio dire, adesso siamo in una situazione, un contesto di Europa occidentale con tutta una serie di insediamenti. Quindi a questo punto qual è lo strumento che possiamo mettere in atto? Da quello che ho capito, l'unico strumento è quello di convertire le nostre istituzioni verso una laicità forte, cioè più è forte laicità, più si creano le condizioni per una, voglio dire, legittima convivenza. Quindi il problema non è l'integrazione, ma il problema è rafforzare o addirittura creare, perché siamo l'Unione Europea, è la negazione della laicità, ma invece è la forza del laicismo che si contrappone appunto alla laicità. Quindi quello che noi dobbiamo allora a questo punto professare, lo dico perché oggi ho imparato qualcosa, come politici in erba, passo il termine in erba nonostante l'età, è quello di dire: noi dobbiamo, come legislatori, come politici, rafforzare la laicità. Solo in un contesto fortemente laico può avvenire una... ho capito bene? Dobbiamo sempre distinguere tra la dimensione della persona e la dimensione della religione o delle idee o delle ideologie. Le persone vanno sempre rispettate e vanno valutate sulla base delle loro azioni. Siamo in uno Stato di diritto che si fonda sulla responsabilità individuale. Ognuno risponde delle proprie azioni, quindi non cadiamo nell'errore di immaginare che esista l'homo islamicus e dove pertanto ci si comporta indiscriminatamente in modo critico
nei confronti dei musulmani come persone, al pari di qualsiasi altra persona, vanno rispettati e dobbiamo invece recuperare il nostro diritto e aggiungo il nostro dovere di usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti dell'Islam come religione e di dire la verità in libertà anche nei confronti dell'Islam come religione. Io non capisco perché in Italia e in Europa chiunque possa dire di tutto e di più nei confronti dell'ebraismo, del cristianesimo, della Chiesa, dei papi, di Gesù Cristo, e tutto viene ascritto alla libertà d'espressione sancita dall'articolo 21 della nostra Costituzione, ma solo nei confronti dell'Islam come religione ci comportiamo come chi si è autoimposto di sospendere l'uso della ragione, perché abbiamo paura di criticare il Corano, Maometto, Allah, la Sharia, ed è questa paura il vero problema. Dobbiamo come dire, entrare all'interno di questa nostra paura che si sostanzia della nostra innanzitutto ignoranza dell'Islam, l'atteggiamento di buonismo, l'atteggiamento di relativismo che mette tutto il contrario di tutto sullo stesso piano, e poi gli interessi materiali, la nostra necessità del loro petrolio, del loro gas, l'accesso ai loro mercati, il business delle armi, la necessità dei loro soldi, petrodollari, i fondi sovrani. Tutto questo ci porta ad accordare loro deroghe ed eccezioni nel rispetto della legge. Ad esempio, in Italia, chiunque, uomo o donna, quando si manifesta nello spazio pubblico deve avere il volto scoperto, perché i tratti somatici devono essere immediatamente identificabili. Eppure noi consentiamo alle donne musulmane di andare in giro anche con il volto interamente coperto, e lo facciamo, si dice in una circolare del Ministero dell'Interno del 2005, perché si tratta di un abbigliamento islamico, quindi nel nome del rispetto di una vera o presunta specificità religiosa o culturale. Che cosa accade quando all'interno dell'unico Stato di diritto si creano due binari giuridici? La legge che vale per gli italiani è una legge che vale solo per i musulmani. Lo Stato di diritto finisce per implodere al suo interno, perché o la legge vale per tutti o la legge finirà per non valere per nessuno, non si rispetterà più la legge, ed è quello che di fatto accade in Italia nel momento in cui non si è in grado di far rispettare la legge, perché ogni legge ha deroghe ed eccezioni e il cittadino fatica a individuare quello che è il riferimento, così come chi è preposto a far applicare la legge si trova ugualmente in difficoltà. Quindi, più che essere preoccupato del loro arbitrio, della loro arroganza e talvolta della loro violenza, io sono preoccupato per la nostra fragilità, per la nostra pavidità, per la nostra ingenuità, per il nostro relativismo, per la nostra sottomissione agli interessi materiali. È del tutto ovvio che noi possiamo e dobbiamo dialogare e convivere con quei musulmani che al pari di qualsiasi altro cittadino rispettano le leggi, ottemperano le regole su cui si fonda la civile convivenza, condividono i valori che sostanziano la nostra civiltà. Ed è questo il discrimine, la linea rossa invalicabile. Noi dobbiamo aver chiaro, innanzitutto nei nostri stessi confronti, che Rivarolo Canavese, Torino, Piemonte, l'Italia non è una terra di nessuno. La civiltà esiste già,
si sostanzia delle nostre radici, della nostra fede, della nostra identità, dei nostri valori, delle nostre regole, delle nostre leggi. E questa piattaforma deve essere chiara a tutti, compresi i musulmani. Quindi noi dobbiamo indicare loro in modo chiaro, in modo fermo, che il dialogo e la convivenza non possono prescindere dal rispetto di questa piattaforma, dalla condivisione di questa piattaforma. Il problema vero è che anche a causa di questa Europa noi abbiamo finito per trasformarci in una terra di nessuno e abbiamo finito per diventare una terra di conquista. Perché quando c'è un vuoto, questo vuoto viene colmato e noi oggi consentiamo che questo vuoto venga colmato e paradossalmente si assume un atteggiamento persino incoraggiante, perché il vuoto valoriale che diventa sempre più forte si finisce per immaginare che l'Islam potrebbe rappresentare un fattore positivo perché colma questo vuoto. Siamo arrivati al punto in cui la Chiesa stessa legittima l'Islam. A Sesto Fiorentino, la Curia di Firenze ha venduto a Lukoi un terreno di 8.000 metri quadri, alla modica cifra di 600.000 euro per costruirvi una moschea di 2.500 metri quadri, con il benestare dell'amministrazione di Sesto Fiorentino, che non faticherete a comprendere di quale orientamento politico è. E c'è una fotografia che immortala il cardinale Bettori di Firenze, il sindaco di Sesto Fiorentino del PD, Ezzedin Elzir, presidente del Lukoi, che sottoscrivono questo accordo. È un qualcosa che era inconcepibile in passato, che la Chiesa venda un terreno per costruirvi una moschea. E questa perversione della realtà che oggi fa sì che loro si sentano incoraggiati a islamizzarci, perché noi li incoraggiamo in questo. Quindi sono d'accordo con la conclusione di Fabrizio. Noi dobbiamo mettere al centro quelle che sono le leggi laiche dello Stato, quella che è anche la nostra civiltà, che è laica e liberale dalle radici cristiane, e dobbiamo fare in modo che tutti, senza alcuna eccezione, ci rispettino. Direi a questo punto, io avrei tante cose da chiedergli, vorrei chiedergli delle moschee, del Corano, delle cose, ma mi rendo conto che il tempo, e il tempo nel senso meteorologico, il tempo nel senso dell'ore, non mi permettono di andare oltre. Se ci sono delle domande, penso che sicuramente Mahdi Alam avrà piacere di rispondere. Per chi avevamo appunto invertito l'ordine dei lavori, quindi ha firmato libri per mezz'ora, se ce ne fossero ancora sicuramente non si tirerà indietro, a seguire la cena chiaramente. Io faccio anche una comunicazione di servizio a Mahdi, esattamente come per quanto riguarda anche Alessandro Meluzzi, tutti coloro che sono stati ospiti dell'Officina delle Idee verranno iscritti d'ufficio nei soci onorari della nostra associazione, perché con la vostra presenza, con le vostre parole e anche con il vostro impegno, che dopo aver scontato a tornare a Rivarolo, gli impegni agli eventi dell'Officina, sicuramente avete col vostro sapere ci avete anche fatto un pochettino crescere, quindi verrete iscritti d'ufficio nell'albo del soci, non appena avremo anche ottemperato la parte
burocratica che riguarda la costituzione la ricostituzione dell'associazione. Quindi se ci sono domande, ecco, caro Mazzi, cosa ci fai qui? Tu dovresti stare a Ivrea a cercare voti. Se c'è qualcuno di Ivrea, voglio dire che Carmati, l'amico Carmati è candidato al consiglio comunale di Ivrea. Certo. Grazie Fabrizio. Da cattolico praticante, da uomo di destra, assolutamente convinto che Maometto fosse uno strangolatore di spose bambine, io mi domando se in realtà l'approccio di una sostanzialmente contrapposizione confessionale rispetto all'Islam non sia errata. Nel senso che quando Giscard d'Estaing e tutta la sinistra europea non riconosce le radici cristiane dell'Europa, in realtà il problema della sinistra è di non conoscere le proprie radici. Perché io ci tengo sempre a dire, quando da bambino si diceva Gesù è il primo socialista della storia, non è vero. Gesù fu il primo liberale della storia, perché solo nel Vangelo è scritto la separazione fra Stato e Chiesa. Solo il Vangelo, cioè solo la parola di Gesù, condanna il prete ipocrita e piuttosto salva la prostituta. Io mi domando, Maometto di fronte alla Maddalena cosa avrebbe fatto? Probabilmente l'avrebbe lapidata. Questa è la realtà. Oppure penso a San Paolo, quando rientra dalla Grecia e incontra gli apostoli chiedono, ma siamo ancora ebrei? Possiamo mangiare crostacei? E San Paolo, avendo conosciuto Aristotele, rispose, non preoccupatevi di quello che entra nella vostra bocca, ma di quello che ne esce. Tutto ciò è profondamente laico, perché il cristianesimo sostanzialmente è laico, che è diverso da laicista. E la sinistra dovrebbe essere nuovamente resa edotta delle proprie radici, che abbiano completamente la consapevolezza che senza il Vangelo non sarebbe esistita la patristica, senza la patristica non ci sarebbe stato San Tommaso. Senza San Tommaso, che ha compreso Aristotele, a differenza di Averroè e Avicenna, non ci sarebbe mai stato Cartesio. Senza Cartesio non ci sarebbe mai stato Kant. Senza Kant non ci sarebbe mai stato Hegel, e senza Hegel non ci sarebbe mai stato Carlo Marx. Forse questo è il problema di conoscere, perché la sinistra non conosce neppure le proprie origini. Allora la domanda che faccio, non sarebbe proprio vero il contrario, ovvero giocare sul discorso che il cristianesimo è laico, e che pertanto forse la contrapposizione, anche se probabilmente potrei partire domani per Lepanto, la contrapposizione confessionale non sia in realtà un errore di comunicazione di quale sia la realtà. Grazie. Grazie. No, non si tratta in alcun modo di fare guerre di religione. Pensavo di essermi spiegato bene. Noi non dobbiamo fare la guerra ai musulmani in quanto persone, perché sarebbe a livello mondiale una follia e una idiozia. Parliamo di 1,5 miliardi di persone. A livello nazionale sarebbe razzismo nei confronti delle persone di fede musulmana. Dobbiamo chiarire quelle che sono delle incompatibilità oggettive presenti nell'Islam come religione, ma in modo obiettivo, e dobbiamo soprattutto esigere dai musulmani che scelgono di condividere questa nostra amata Italia di farlo comportandosi né più né meno così come sono tenuti tutti i cittadini italiani. La laicità nel cristianesimo si fonda essenzialmente sul fatto che crediamo in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, dove la dimensione trascendente della fede e la dimensione umana della ragione convivono in modo armonioso. E noi siamo pienamente legittimati a usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede, li possiamo vagliare, criticare, contestualizzare nel tempo e nello spazio, possiamo attribuire a questi contenuti un significato allegorico affinché risultino consoni con lo spirito dei tempi. Tutto questo non lo si può fare con ciò che Allah prescrive nel Corano,
che è il testo che invera, che sostanzia Allah, proprio perché manca la dimensione umana della ragione, sussiste solo la dimensione trascendente della fede, Allah che si incarta nel Corano. Quindi non si può usare la ragione per vagliare, criticare, contestualizzare, attribuire un significato allegorico a ciò che Allah prescrive nel Corano. Si può solo spiegare ma non interpretare il Corano. Ecco perché noi dobbiamo essere realisticamente consapevoli che con i musulmani che si comportano laicamente noi possiamo e dobbiamo dialogare e convivere, ma con i musulmani che prima di parlare, prima di agire, si domandano se sia o meno conforme con ciò che Allah prescrive nel Corano, con ciò che ha detto e fatto Maometto, il dialogo e la convivenza non è possibile, perché ciò che Allah prescrive nel Corano e soprattutto ciò che ha detto e fatto Maometto non sono compatibili con le nostre leggi, non sono compatibili con le regole su cui si fonda la civile convivenza, con i valori della sacralità della vita di tutti, della pari dignità tra uomo e donna, della libertà di scelta, compresa la libertà religiosa. Quindi non dobbiamo in alcun modo promuovere guerre di religione o guerre nei confronti dei musulmani, ma dobbiamo essere adeguatamente forti dentro per garantire che anche i musulmani rispettino ciò che tutti gli altri cittadini sono tenuti a rispettare, avendo presente al tempo stesso quella che è stata storicamente la realtà dell'Islam. Tu hai menzionato Lepanto. In meno di 100 anni dopo la morte di Maometto, avvenuta nel 632, gli eserciti islamici, emulando le gesta di Maometto, invasero la sponda orientale e meridionale del Mediterraneo, sottomettendo all'Islam con la violenza quelle popolazioni che erano al 98% cristiani, oltrepassarono lo stretto di Gibilterra, occuparono la penisola iberica e ci rimasero per 8 secoli, arrivarono in Sicilia e ci rimasero per circa 3 secoli, crearono avamposti militari in tutta Europa, fecero delle scorribande violente in tutta Europa. Qualcosa che forse Papa Francesco non sa, e ho verificato che altri prelati della Chiesa non sanno, ma sarebbe opportuno che lo sapessero, che nell'830 e nell'846 per 2 volte gli islamici invasero Roma dopo essere atterrati ad Ostia e saccheggiarono la Basilica di San Pietro, 830 e 846. Le mura che oggi cingono lo Stato del Vaticano si chiamano mura leonine perché furono edificate nell'847 dall'allora pontefice Leone IV, 847, l'anno successivo alla seconda invasione islamica di Roma e al secondo saccheggio della Basilica di San Pietro. Quelle mura hanno salvato la Chiesa, quelle mura hanno salvato la cristianità, quelle mura ci hanno permesso oggi di essere qui a parlare in libertà di ciò che noi riteniamo opportuno. Senza quelle mura non ci sarebbe stata la nostra civiltà. Ecco perché è assurdo che oggi ci sia anche da parte della Chiesa una ossessiva campagna contro i muri e per i ponti. Quei muri sono parte integrante della nostra civiltà. Oltretutto, la ragione ci dice che se non ci fossero state le mura, i ponti non sarebbero serviti. Le mura sono servite a impedire che il nemico entrasse, i ponti a consentire che entrasse l'amico. Mura e ponti sono sempre state parte integrante della stessa realtà che ha salvato la nostra civiltà. E qui forse ci si ricollega anche al titolo del nostro convegno,
dove noi dobbiamo realisticamente misurarci con la storia. La storia ci dice che se non ci fossero stati Poitiers nel 732, la Reconquista in Spagna nel 1492, Lepanto nel 1571 e soprattutto Vienna nel 1683, 11 e 12 settembre del 1683, e la vittoria di Vienna fu resa possibile dall'intervento del Papa e dall'azione diplomatica di Marco Daviano. Il frate Marco Daviano, che fu quello che riuscì a mettere insieme gli eserciti cristiani e a impedire la vittoria degli islamici, che qualora ci fosse stata, il passo ulteriore, il traguardo successivo sarebbe stata l'occupazione di Roma. 732 Poitiers, 1683 Vienna, ci dicono che per quasi 1000 anni gli eserciti islamici non hanno mai cessato di voler sottomettere militarmente anche questa sponda settentrionale del Mediterraneo. Noi questa realtà non è che possiamo far finta che non sia esistita, non è che nasciamo oggi e diciamo l'Islam è moderato. No, l'Islam non è moderato, l'Islam ha sempre cercato di sottomettere con la violenza l'Europa. Questi sono fatti storici, così come la lettura del Corano, la conoscenza di chi è stato veramente Maometto, ci portano a prendere atto che l'Islam è una realtà incompatibile con la nostra civiltà, con le nostre leggi, con le regole della nostra civile convivenza. Diverso il discorso dei musulmani, io lo sono stato per 56 anni, che si comportano in modo conforme alla nostra civiltà. Allora, con l'appello rinnovato appunto a Mahdi di tornare presto a trovarci, voglio ricordare che sabato 9 giugno presso la sala consiliare gli amici dell'associazione John Henry Newman propongono ai cittadini di Rivoro un incontro sulla figura di Giovannino Guareschi, insomma il papà di Don Camillo e Peppone, a cura di Alessandro Gnocchi, Paolo Gulisano. Quindi l'appuntamento alle 15.30 in sala consiliare, peraltro col patrocinio della città di Rivarolo, e quindi faccio gli auguri per il successo dell'incontro agli amici dell'associazione John Henry Newman. Ricordo invece per l'Officina delle Idee, la riunione è lunedì sera, fissata in sede, Corso Torino 95, e anche per tutti coloro che vogliono aggregarsi a questa macchina organizzativa che ha appunto come obiettivo quello di organizzare incontri, eventi. Immagino il prossimo riguarderà da vicino il tema della Brexit, insomma, visto che in questo momento è tornato sul tavolo il discorso dell'euro, dell'Europa e quant'altro, penso che vogliamo dimostrare di essere sul pezzo magari affrontando questo tema ed altri ancora. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza, ricordo per chi voglia di venire che noi come buona abitudine abbiamo l'abitudine di andare a cena tutti insieme per contarcela un po', quindi cena per chi vuole partecipare, chi vuole anche chiacchierare ancora con l'amico Mahdi Allam, e quindi grazie a tutti e buona serata.